Che fine ha fatto il registro dei tumori in Emilia-Romagna? Dovete sapere che fino a qualche tempo fa la nostra regione non aveva un registro dei tumori, se non tramite convenzioni volontarie tra l'associazione AIRTUM e le singole ASL. Dopo un'interrogazione, un incontro in assessorato e una risoluzione discussa in assemblea, finalmente a giugno del 2017 anche la nostra regione si è dotata di un registro inserendola e istituendola in una legge. Peccato però che questo registro ad oggi non trovi ancora attuazione. La cosa grave è che per quanto riguarda l'area vasta centrale, la mappatura su Bologna manca praticamente da sempre. Per questo abbiamo richiesto un incontro ulteriore, urgente, con l'assessorato, proprio perché vogliamo capire le motivazioni di questo immobilismo e non vorremmo che dietro ci fossero ragioni di tipo politico, perché sappiamo tutti che questo strumento è preziosissimo e fondamentale per quanto riguarda la pianificazione e anche politiche di prevenzione sanitaria, ma potrebbe anche mettere in discussione grandi opere inutili come il passante di mezzo che ci regalerà 10 milioni di veicoli in più all'anno sulle nostre strade.